sta piovendo, ma io non mi fermo, devo andare all'IKEA. Cari amici, come ogni anno, appena c'è la collezione pronta di Natale di IKEA, io ve la faccio vedere. Allora ragazzi, faccio vedere alcune idee, alcune cose sono quelle che trovo ogni anno, come questa mela che a me piace tantissimo, io la uso sia in autunno che a Natale. E poi ragazze, ci sono appunto delle cosine appunto nuove, come questi piattini che mi sembrano deliziosi. Oltre a farvi vedere la collezione natalizia, vi faccio vedere anche le novità che comunque ci sono, anche se non c'entra niente con il Natale. Così date un'occhiata. Come vedete, come già vi avevo anticipato, quest'anno si usa nuovamente questo verde ed è quello che andrò a usare anche io a casa, perché userò gli stessi colori che ho usato l'anno scorso, però con delle novità. Quindi il verde per me è super promosso e mi piace tantissimo. Adesso vi lascio al video.
Allora ragazzi, eccomi qua. Sapete che io di tanto in tanto, quando ci sono le novità di IKEA, se vado ve le faccio vedere. Quindi vi ho fatto vedere un po' quello che c'era. Il cuscino renna era stupendo, i cuscini anche quelli con gli alberelli stupendi, tra l'altro quelli con gli alberelli io ieri ho fatto proprio un ordine da Temu e quegli alberelli proprio uguali, però questo non è che ho visto delle cose che mi serviranno come mobilia, però poi questo ve ne parlo più in là, non è una cosa che andrò a fare adesso. Come sono andata lì per una cosa che mi serviva, che state vedendo qui, che ora vi faccio vedere, non mi va, non mi andava di spendere altri soldi ulteriori, perché cioè non ha senso andare a spendere tanto, perché come sapete ho preso l'albero e sto cercando di ricoprire un po' la spesa, perché mi sembra giusto così. Comunque ragazze, quindi questo era il tutto, spero che sia piaciuto, so che tante di voi lo aspettano questo momento di vedere che le sue nuove cose. Allora vi faccio vedere l'unica cosa che ho preso, l'unica, è da un sacco di tempo, ma proprio tanto tanto che pensavo di prenderle, stavolta mi sono decisa perché me ne sono rotti migliaia di treppiedi, quindi sono andata a prendere quello di IKEA. Eccolo qui, qua ci sono pure le mie chiavi, lo faccio vedere meglio. Allora ragazzi, ho preso lui per mettere il telefonino quando vi registro i video, ragazzi, perché quelli che ho io si rompono tutti. Allora ci ho pensato tanto tempo se prendere quello professionale, ho pensato a questo perché è molto resistente. Adesso vi faccio vedere. E quindi stavolta l'ho preso, finalmente posso fare dei video decenti, perché ogni volta faccio tutto con le mani. Allora ecco, se vedete, questo è il bastone, è durissimo, difficile da rompersi, eccolo qui. Quindi secondo me ho fatto la scelta, quindi secondo me ho fatto la scelta migliore. Adesso lo monto un attimino così ve lo faccio vedere e poi del video. Allora ragazzi, l'ho appena montato, comunque semplicissimo, si vede che è resistente, infatti è molto fermo, questa base è proprio pesante, volendo comunque io lo posso togliere, sto qui appunto tranquillamente, naturalmente questa qui si accende e basta. Quindi ho fatto questo acquisto perché proprio non ne potevo più. Quindi come vi dicevo, non ne potevo più. Di là c'è la scatola aperta, adesso la vado a sistemare perché veramente se ne sono rotti. Anche quello di Temu, vabbè, quello di Temu sinceramente, quello, devo essere sincera, a me è piaciuto tutto di Temu, però dopo un po' che ho usato il treppiedi suo, cioè quello era proprio scarso, devo essere sincera. Quindi Nana, scusate, fa le pernacchie. E niente ragazze, quindi finalmente l'ho preso perché non ne potevo più. Mamma mia, ogni volta si distruggono. Spero veramente che questo sia resistente. Nathan! Ha scoperto una nuova cosa. Comunque ragazze, niente. Chiudo qua il video, spero che vi sia piaciuto. E basta. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video. E vi volevo dire, ve lo dirò anche nel prossimo video, vi ho fatto appunto il post per sapere cosa preferite come qualche video. Diciamo che avete risposto quasi tutti nella stessa cosa, che non me l'aspettavo sinceramente. Mi avete chiesto tutti due cose in particolare, proprio di tutto vi aspettavo, ma proprio questi no. Avete detto del trucco, volete vedere come io mi trucco, di fare un preparatevi con voi, cioè insieme. Io in passato l'ho fatto, però non avevo visto tutta questo interesse, quindi poi non l'ho fatto più. Però se lo volete ve lo faccio rivedere, sicuramente, naturalmente ci sono nuove ragazze, quindi anche per questo motivo mi è stato chiesto da tante. Infatti ancora il posto non l'ho chiuso, vediamo un po'. E poi un'altra cosa che mi avete detto è del... oh mamma mia ragazze. Ah, mi avete detto che volete che vi parlo un pochettino di me. Allora, questo in particolare non me l'aspettavo che appunto volevate un video del genere, però io pensavo di farlo. Questo mi ci vuole un pochettino di tempo perché è da tempo che ci penso a farlo, perché vi voglio raccontare alcune cosine
che magari non sapete, mi voglio far conoscere di più, ci sta. Quindi questi sono quelli due che proprio mi avete chiesto di più, che non mi aspettavo. Poi tra questi mi avete chiesto anche, sì? Quello del trattore? Fallo, amore mio, lo puoi fare. Arrivo io. E quindi vi stavo dicendo che trattori, l'ho capito. Come faccio a dartelo, amore? Quindi poi mi ha chiesto di fare video di appunto pulizia e più organizzazione. E mi avete chiesto anche, ragazze, perdonatemi, le video tipo del cambio stagione, ma sicuramente chi me l'ha chiesto era nuovo. Io odio questa parte perché io già la odio di mio. Infatti, questa è una cosa che faccio sempre insieme a mio marito perché la straodio. Cioè, mi spiego, quello di Cristal e Nata la faccio tranquillamente, ma io odio tremendamente sistemare i vestiti, ragazzi. È una tortura per me. Infatti ogni volta mi metto lì con mio marito perché sennò veramente faccio aspettare tanto tempo. Quindi questo qui io vado in caos, non so se vi faccio uscire questo video, non credo proprio. Sicuramente se lo faccio, qualche spezzone ve l'ho fatto vedere, è capitato soprattutto su Crystal e Nathan, ma quello mio e mio marito non lo faccio mai perché già non lo sopporto. Mettermi pure a fare la registrazione su questo, perdonatemi, non ce la faccio, però. Tra video pulizia, organizzazione, appunto. Ah, mi avete chiesto anche della cucina, di organizzare come organizzo la cucina. Mi avete chiesto anche video ricette. Queste sicuramente le metterò, le video ricette. E sicuramente anche quelli della cucina. È che ultimamente, ragazze, la mia cucina comunque non ne vuole più. Che c'è, amore? Ah, c'è la pubblicità. E quindi la devo riorganizzare. Vediamo, ora piano piano cercherò di farli tutti, però mi piace quando interagite, appunto mi interessa sapere cosa vi piace, così ogni tanto vi vengo incontro, cioè voglio sapere soprattutto quello che vi piace. Vabbè ragazze, il video mi sa che sta diventando lungo soltanto perché ho parlato, quindi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Non faccio passare tanto tempo, ve lo prometto. Ultimamente me ne state chiedendo, però non vi preoccupate perché ci sto riuscendo. Sto riprendendo il ritmo. Ragazze, un bacio a tutti.